mia review di oggi sarà sulle, aspettate perché è lunghissimo, Everlasting Color Precision Lip Liner di Kiko, ovvero le matite labbra. Parole povere, automatiche. I colori usciti sono 16, io ne ho 6. Due le ho comprate recentemente quando sono andata a Miami e sinceramente mi piacciono molto come matite, ma non c'erano tantissimi colori che mi ispiravano, quindi alla fine non ho trovate altre che mi facevano impazzire. Come vedete sono matite automatiche, quindi non serve temperarle. Da una parte hanno il temperino, ovvero cioè temperino, questo qua serve semplicemente, si gira attorno per fare in modo che la punta sia sempre bella. Quando la punta inizia a essere così tristemente rotonda, voi tirate via da questa parte qua, tirate abbastanza fuori la punta per fare in modo che il temperinino qua piccolo c'entri dentro, girate, diciamo che facciamo un altro giro. Voilà! E improvvisamente torna la punta! Senza punta, con la punta, senza punta, con la punta! Se non tirate del tutto e tirate soltanto la parte trasparente, c'è questa specie di spatola che per me è inutile, non lo so, io non la uso. Comunque, magari a voi vi piace, a me non piace la spatolina. Ve le faccio vedere, sono cremosissime, quindi scivolano a can piacere, vedete, senza tirare le labbra. Vedete che scrive bene bene bene, è cremosissima, però una volta che si asciuga, tic, si asciuga. Questo è più un color carne spento. Questa è la numero 404, come vedete una volta che la mettete non la togliete più, diventa veramente veramente a presa rapida, quindi insomma è facile da lavorare inizialmente perché è cremosina, però appunto non pensiate di avere tanto tempo perché nel giro di 10-15 secondi si secca. Questa è la 409, una specie di rosso ciliegia, molto molto bello, molto classico. Questa è la 411, più un rosso aranciato e è anche quella che ho da più tempo, che ho aperto per prima, e infatti è molto più secca rispetto alle altre. In generale fate attenzione perché tutte le matite, quasi tutte le matite automatiche tendono a seccarsi molto più in fretta rispetto alle matite quelle in legno temperabili, quindi attenzione perché se ne prendete troppe e non le usate tutti i giorni, si seccano nel giro di pochi mesi. Quando si seccano, la cosa buona è che col burocacao potete andare ad ammorbidire il prodotto e farlo diventare un rossetto cremoso. In questo modo. Non sui denti. In questo modo andate ad ammorbidirlo. 413, uno dei miei preferiti, questo lilla intenso, con delle micro micro particelle riflettenti tipo argento, ma da vicino, cioè da vicino si notano appena appena, da lontano non si vedono quasi neanche, però c'ha queste particelle riflettenti, sembrano piccolissimi glitter ma minuscoli, ma non pacchiani, molto carini. Questo è il 415, che non saprei neanche come definirlo perché sembra un rosa carne, ma c'è anche una punta di arancione all'interno. È un colore molto portabile, molto classico anche. Essendo a lunghissima tenuta, praticamente mi sto scartavetrando le labbra, tra un po' le tolgo, le metto sul comodino e ci metto sopra la crema idratante. Ed infine il 416, che è una specie di color vino, però molto chiaro, non è scurissimo, sembra più scuro qui. In realtà poi sulle labbra vedete che non è scurissimissimo, però è uno di quelli che uso di più quando ad esempio volevo che ci voglio mettere sopra gli rossetti un po' più intensi, perché comunque fa una bella base omogenea. Allora, come vedete sono matite che una volta che si asciugano non le togliete, cioè proprio non le togliete più, ma proprio zero, non si muovono. La cosa però che avete notato anche quando vi ho fatto vedere quella sul rosso è che nel tempo si seccano tanto, quindi sì, è fantastico il fatto che abbiano una formula così a presa rapida e così indelebile e a lunga tenuta, però dall'altra parte fa sì che la formula nel tempo cambi tantissimo e molto molto velocemente. Si possono utilizzare da soli con un po' di burro cacao perché, come avete visto, mettete un po' di burro. Fanno da rossetto, soprattutto quando fa caldo, sono a lunghissima tenuta, li mettete in borsetta se dovete fare un ritocco. Se però mettete il burro cacao prima e poi provate a scriverci sopra, hanno un po' di fatica, vengono un po' macchi, quindi è meglio prima metterli e poi metterci il burro cacao. E forse la parte dietro va bene quando ci mettete il burro cacao. No, perché prima
diventa impossibile per stenderli prima perché sono troppo, diventano troppo duri. Però dopo col burro cacao si riesce un pochino a stendere con la palettina semi-inutile che c'è dietro. All'interno ci sono 0,35 grammi, quindi più o meno tanto così. E dalla data di apertura durano 24 mesi. Dopo 24 mesi, se provate a riaprirle, vi ritrovate con un pezzo di marmo probabilmente, quindi assolutamente no, non credo proprio che possano durare 2 anni. Il mio voto quindi per questo prodotto è, non lo diciamo, buoni 7,5. Gli do 7,5 perché, allora, sono ottime come matite. Vi consiglio di prenderne una, due, poche alla volta, quelle che utilizzate giornalmente, perché come avete visto tendono a seccarsi. Ad esempio, cavolata, qui ne ho una sempre di Kiko, non è di queste, però è sempre di quelle, ops, automatiche. Questa ad esempio, faccio vedere, è diventata, vedete? E no, perché non l'ho aperta negli ultimi mesi e quindi è diventata secchissima. Quindi stessa cosa con queste, inizialmente sono fantastiche ma poi diventano secche. Piuttosto, ad esempio, costano un po' meno, però secondo me durano di più, le sempre della Kiko, la Creamy Color. A me piacciono molto perché anche queste sono a lunghissima durata, anche queste diventano subito, si fissano bene, però durano molto di più nel tempo, anche se ovviamente bisogna sbattersi un attimo e temperarle, però insomma, quelle secondo me ad esempio nel lungo periodo sono un investimento migliore rispetto a queste che sono fantastiche inizialmente ma che nel tempo poi tendono a seccarsi.